Ho sempre voluto dipingere il sorriso senza mai riuscirci. L'uomo, la sua vita, la condizione esistenziale in rapporto con se stesso e quindi con il mondo, spogliato della sua parte più superficiale in modo da poter interpretare, scavare nell'interiorità più recondita. Questo è Francis Bacon, che con la sua arte riesce a esprimere in modo assoluto, potente, al contempo reale e immaginifico lo stato di eterna inquietudine dell'umanità contemporanea. Nato a Dublino nel 1909 da una famiglia abbiente e probabilmente discendente dell'importante filosofo Francesco Bacone, il giovane Francis vive un forte contrasto con il padre, capitano dell'esercito inglese e uomo estremamente rigido e severo. Conflitti accentuati ulteriormente anche a causa della sua omosessualità, dichiarata già in giovane età e che gli procurerà, soprattutto nella prima parte della sua vita, non poche difficoltà e disagi. Non dimentichiamoci che in Inghilterra l'omosessualità era ritenuta un crimine fino al 1967. Tale aspetto, unito alla forte asma respiratoria, che non gli consente di svolgere una vita normale come tutti i suoi coetanei, sviluppano certamente nel giovane Bacon un'accentuata sensibilità che si esprime nella volontà di dedicare la sua vita all'arte. Gli esordi creativi di Bacon si esprimono nel design, prevalentemente come progettista di interni, in cui ne possiamo vedere alcuni esempi sulla rivista Studio, che nel 1930 gli dedica un servizio riguardante appunto i suoi mobili, i suoi acquerelli e i tappeti, che ne evidenziano l'interesse per l'art déco e il razionalismo francese e tedesco. Possiamo definire Bacon un autodidatta, in quanto non frequenta nessuna scuola d'arte e non ebbe mai maestri ai quali far riferimento, ma si interessa allo studio della storia dell'arte e soprattutto ad artisti come Velázquez, Rembrandt e Van Gogh. E un ruolo determinante lo rivestono anche le città di Berlino e Parigi, nelle quali Bacon vive per alcuni periodi della sua vita, respirando nella prima città lo spirito di trasformazione nell'architettura e nel design appunto apportato dalla Bauhaus, e nel cinema con film come Metropolis di Fritz Lang e La corazzata Potemkin di Eisenstein. A Parigi invece Bacon può confrontarsi con la storia, con lo stile, con i grandi musei e quindi con le opere d'arte come Il massacro degli innocenti di Nicolas Poussin, quadro che influenza particolarmente l'artista, soprattutto per il grido drammatico di dolore espresso dalla madre, per il dolore e il dramma nel vedere il figlio che sta per essere ucciso per mezzo della spada. L'urlo infatti sarà ricorrente in molte opere di Bacon. Tra i suoi contemporanei, soprattutto in Inghilterra negli anni 20 e 30, Bacon non ha modo di vedere o confrontarsi o frequentare artisti che la pensino come lui, ma deve attendere il decennio successivo, che portò un vento nuovo, con artisti come Henry Moore, Lucian Freud, Frank Auerbach e Graham Sutherland, con il quale stringe anche un'importante amicizia. Sicuramente invece un artista contemporaneo a lui, al quale Bacon guarda e verso il quale nutre particolarmente interesse, è Pablo Picasso, e soprattutto il suo periodo surrealista. Non dimentichiamoci infatti che il poeta Apollinaire, quando conia il termine surrealismo, è in compagnia di Picasso ed è lo stesso artista ad affermare la volontà di raffigurare la somiglianza della natura in modo più reale del reale, arrivando appunto al surreale. Anche se il movimento surrealista con Breton vuole superare la rappresentazione del reale, aprendo le porte verso la profondità del subconscio, in modo che l'artista possa liberare la vera natura dell'ispirazione. Queste influenze surrealiste le possiamo notare nell'opera Painting del 1929, forse la sua prima opera in assoluto, ancora acerba e incerta nel suo costrutto e che rappresenta una porta, una parete ed un albero posizionati in uno spazio desertico, desolato, dove appunto questi elementi appaiono decontestualizzati senza una logica funzione, ma che trasmettono una sensazione di disagio ed angoscia. L'influenza surrealista è ancora presente nell'opera Crocifissione del 1933, anche se qui vediamo una notevole evoluzione, uno sviluppo tecnico e di pensiero
e nella quale si vedono gli stilemi e i concetti che caratterizzeranno tutto il lavoro di Bacon. Anche il cinema surrealista suggestiona notevolmente Bacon, prevalentemente con Luis Buñuel, nello specifico con il film che il regista spagnolo girò insieme a Salvador Dalí, Un cane andaluso, dove la scena del rasoio che taglia l'occhio rimane tuttora una delle scene più inquietanti del cinema. Nonostante l'alcol, il gioco d'azzardo, gli eccessi che ne rallentano la produzione artistica e la propensione di Bacon a distruggere completamente i quadri che non lo soddisfano, nel 1944 Bacon realizza un'opera molto importante intitolata Tre studi alla base di una crocifissione, un trittico su una base arancione raffigurante appunto una stanza monocromatica con assenza di prospettiva, dove sono descritte tre figure che urlano, si disperano, dalle sembianze tra l'umano e l'animalesco, con una sorta di corpo sformato, contorto, con una strana testa che ci potrebbe riportare alla mente il famoso essere mostruoso del film di fantascienza Alien. Naturalmente il pubblico presente nella galleria dove venne esposto il quadro ne rimase sconvolto, spiazzato, creando inquietudine e ribrezzo, proprio quello che Bacon voleva ottenere. La correlazione alla crocifissione visivamente non è presente in questo soggetto, che Bacon riprenderà più volte, ma è la metafora della condizione umana, mentre la scelta del trittico riguarda la correlazione con le opere dell'arte, soprattutto medievale e rinascimentale, ma anche al concetto di successione dell'immagine, come se fosse una pellicola di un film che ci mostra l'evolvere della scena. L'ispirazione per i suoi lavori proviene certamente dalla sua sfrenata fantasia, ma anche dalla sua curiosità, dalle letture, dalle immagini recuperate appunto sui libri, sui giornali, i suoi ricordi, da esperienze di vita vissuta, ma anche dalle opere di Shakespeare e soprattutto per la tragedia greca e prevalentemente per l'opera di Eschilo. Tutte queste fonti, elementi, esperienze, messe come dentro al frullatore, vengono mescolate, contaminate, fino a far emergere l'idea, il soggetto da interpretare pittoricamente. Il corpo è uno dei soggetti prediletti da Bacon, che lo affronta sotto vari punti di vista, studiando sia i grandi maestri come Michelangelo, sia le esperienze sul movimento del corpo da parte di Maubridge e di Marais. La figura umana rientra nell'opera Painting del 1946. Nella quale appunto una figura al centro della tela si ripara con un ombrello, lasciando intravedere una parte del volto, ma non gli occhi. Il pavimento è ricoperto da un tappeto, mentre dietro la figura umana domina appesa una grande carcassa di animale. La carcassa di bue è ripresa da artisti del passato come Annibale Carracci, Rembrandt e Soutel, mentre l'uomo è rappresentato nelle sue sembianze ed espressività più negative, più simile ad un essere demoniaco, come a voler far emergere e sottolineare l'aspetto più spregevole dell'umanità. La figura umana, e nello specifico quella maschile, diviene il soggetto prediletto di Bacon, che assumerà poi varie forme e soggetti, e spesso le figure sono racchiuse all'interno di un cubo, di una gabbia, di una scatola, di una cornice che Bacon sostiene serva semplicemente per contenere la figura e quindi vederla meglio, ma probabilmente anche per darle un maggior rilievo. Sono spazi desolati, distorti, minimali, che contribuiscono a isolare il soggetto per potersi concentrare ulteriormente proprio sulla figura e poter accedere così all'interiorità umana. Una delle serie più importanti e più note sono i papi, che Bacon inizia a realizzare nel 1950 e continuerà a dipingere in modo continuativo. Il riferimento, che poi diverrà un'ossessione, è il quadro che rappresenta Decimo, dipinto da Diego Velázquez. Quella di Bacon non è una ricerca di ambito religioso, ma un'ammirazione, un'attrazione per quest'opera, che egli considera uno dei migliori ritratti mai eseguiti. I ritratti eseguiti da Bacon si concentrano prevalentemente sul volto, quasi sempre urlante. I papi vengono riproposti più volte, con leggere varianti, modificandone la struttura, la stanza che li accoglie, sia nel colore che nella forma e nella poltrona. In alcuni soggetti, come quello del 1953, il Papa indossa anche gli occhiali, un chiaro riferimento al volto sanguinato della corazzata apoteosica.
Le pennellate verticali danno un ulteriore senso deformante al soggetto del Papa. Il discorso si riferisce non solo al singolo, al Papa, ma a tutta la società, all'uomo in generale, che secondo lui, come lo ha rappresentato Velázquez, è esteriormente idealizzato, ma la sua vera identità è putrida, deformata e atroce. Nel 1954 dipinge una versione del Papa con alle spalle una carcassa di animale, come avevamo già visto nell'opera Painting. Questa immagine rende sicuramente la scena ulteriormente drammatica e forte. La carne, oltre ai riferimenti di artisti del passato, riprende l'interesse da parte dell'artista per le macellerie, come afferma lui stesso. Quando si entra in una macelleria e si vede quanto può essere bella la carne e si pensa, si sente tutto l'orrore della vita, si capisce come ogni cosa vive alle spalle di un'altra. Numerosissimi sono anche gli autoritratti eseguiti da Bacon, sia come i primi piani, solo del volto, che sia a figura intera, come quella del 1971, dove l'artista è seduto su una sedia girevole, posizionata su una base circolare, inserito all'interno di una struttura, di una gabbia a forma di poligono. O come quello del 1979, tre studi per un autoritratto, anche qui un trittico dove un Bacon ormai anziano è scomposto nel volto e che oltre ad esprimere una scomposizione fisica esprime quindi anche sensazioni esistenziali sofferenti e tormentate della sua interiorità. A proposito dei suoi autoritratti, Bacon dice: «Ho fatto molti autoritratti, in realtà perché attorno a me le persone morivano come mosche e non era rimasto nessun altro da dipingere se non me stesso. Detesto la mia faccia e ho fatto degli autoritratti perché non avevo nessun altro da ritrarre». Una delle cose più belle dette da Cocteau è stata: «Ogni giorno nello specchio vedo la morte all'opera». È così per tutti. Un altro trittico molto interessante ed esplicativo dell'indagine sull'umano è tre studi sulla schiena maschile del 1973, che ritrae George Dyer, il compagno di Bacon, seduto su una sedia con davanti uno specchio mentre si rade la barba. La figura in ogni pannello è ritratta in punti di vista differenti, consentendo anche di raffigurare contemporaneamente sia la schiena che il volto riflesso nello specchio. Bacon vuole rappresentare non solo l'aspetto fisico deformante, ma la deformazione appunto raccontata attraverso il corpo, che investe anche lo spirito, le emozioni, i sentimenti, ciò che Bacon definisce la brutalità delle cose. L'incompatibilità tra il bisogno di credere e l'evidente insensatezza della vita. Nonostante ciò, tuttavia, Bacon non rimane statico, o peggio si rassegna, ma continua a lavorare, dipingere, sperimentare e quindi vivere, anche se sempre in compagnia dei suoi eccessi e dei suoi demoni. Quindi possiamo affermare che Francis Bacon è ciò che rappresenta, o meglio, i suoi quadri sono la perfetta espressione di se stesso, di quello che egli pensa e prova, del suo stato d'animo, che diviene tradotto nelle sue opere, creando un'assoluta sintonia tra artefice e creazione.